Vi ringrazio tantissimo per questo invito, mi fa veramente molto molto piacere, è una, proprio una vera gioia essere qui, essere in presenza, insomma, di questi tempi non è mai scontato, quindi vi ringrazio veramente di cuore. E arrivo subito al dunque, come ha detto giustamente la professoressa, Eros e Thanatos appunto sono due forze che agiscono contemporaneamente nella vita, diciamo, purtroppo quotidiana nostra, ma adesso andremo a fare, diciamo, un percorso dalla Grecità antica alla Grecità moderna, a vedere come queste due appunto forze cosmiche agiscono insieme appunto fin dalle attestazioni più antiche. Eros e Thanatos, quindi l'amore e la morte, che sono due fenomeni intimamente legati per gli antichi nella vita quotidiana e nella letteratura. Perché? Perché entrambi sono due momenti di passaggio fondamentale. Le nozze, il momento del matrimonio, nella vita di una fanciulla è il momento che segna il passaggio dalla sua infanzia, quindi quando ha vissuto nella casa coi genitori, coi fratelli, la madre, diciamo, soprattutto nel caso delle ragazze, quindi il passaggio a una nuova vita, la vita invece nella casa del marito, quindi una nuova vita in funzione di moglie e di madre. Allo stesso modo la morte chiaramente è un momento di passaggio da una condizione terrena a una vita oltremondana nell'aldilà. Peraltro il momento della morte in alcuni casi, soprattutto nel caso della morte di fanciulle, viene sempre visto come un momento di passaggio, ma di nozze, anche di un momento in cui la fanciulla va sposa con il signore dei morti, Ade. Questo lo vediamo ad esempio in una tragedia di Euripide, l'Alcesti, che è sicuramente nota, la storia è conosciuta, Admeto, marito di Alcesti, deve morire, così gli è stato imposto, ma ha ottenuto se qualcun altro si offre volontario, diciamo, può morire al suo posto. Nessuno si offre volontario, l'unica a offrirsi di morire al posto suo è la moglie Alcesti, la giovane moglie. In questo caso sono già sposati, hanno già due figli, ma per amore Alcesti si offre di andare incontro a questo passaggio importante, a queste nuove nozze con Ade, e quindi col signore dei morti Ade, e quindi c'è questo momento, diciamo, straziante in cui Alcesti saluta ovviamente il marito, dall'addio al marito, ai figli, e dall'addio anche al suo letto virginale, quindi c'è questo momento appunto di questo letto che simbolicamente il letto dove lei appunto è andata sposa adesso le dà l'addio perché deve andare incontro a delle nuove nozze. E vediamo come un poeta moderno, Rilke, ha saputo rendere questo tema di queste nozze di Alcesti col Signore dei Morti in maniera ancora più significativa, perché Rilke, a differenza dell'originale Euripideo, colloca il momento della morte di Alcesti proprio in occasione del banchetto di nozze, il banchetto di nozze in cui la giovane vergine Alcesti quindi sancisce il momento delle sue nozze con Admeto, e anche il momento in cui Ade irrompe nella sala, chiede che qualcuno muoia al posto di Admeto, e l'unica che appunto si offre volontaria è la giovane Alcesti, che proprio nel giorno delle sue nozze, invece che andare sposa ad Admeto, va in sposa ad Ade. E adesso sentiamo questa meravigliosa lirica di Rilke del 1907. Il messaggero fu tra loro all'improvviso, ospite nuovo nel tumulto della festa di nozze. Non lo sentirono gli altri che bevevano al banchetto, non si accorsero del Dio che entrava silenzioso, avvolto nella sua divinità che gli aderiva come un umido mantello. Sembrò nel passare uno dei tanti, ma nel brusio delle voci all'improvviso uno degli ospiti vide lo sposo a capotavola, non più disteso, strappato quasi verso l'alto e invaso da un'ombra estranea che si specchiava in lui e a lui, paurosa, si rivolgeva. Capirono. E allora fu silenzio, subito. Solo qualche rumore strascicato a terra, balbettii che andavano smorzandosi sull'eco già corrotta di sorde risate soffocate.
riconobbero il Dio dalla snella figura. Videro come stava, ritto e inesorabile, così compreso nella sua missione, e furono sul punto di capire. Eppure la parola, quando fu detta, parve al di là di ogni sapere, incomprensibile. Admeto deve morire. Quando? Subito. La dura scorza dell'orrore egli la fece in mille pezzi e ne trasse le mani che tendeva per venire a patti con il Dio. Anni chiedeva, un solo anno ancora, giovinezza, oppure mesi, settimane, pochi giorni, non giorni, notti, una notte soltanto, solo una notte, questa. Il Dio negava. Admeto allora gridò senza frenarsi e gridò ancora, come sua madre quando lo mise al mondo. E venne a lui la madre, la sua vecchia madre, e anche il padre venne, il vecchio padre. E così, vecchi e sgomenti, stettero accanto a lui che gridava, e lui all'improvviso li guardò, da vicino come mai li aveva guardati, e inghiottendo le sue grida disse, «Padre, che ti importa più di quel che resta della tua vita, di quel poco che non ti offre più nessun piacere? Gettalo via, gettalo! E tu, vecchia signora, madre che hai già dato la vita, che cosa fai qui ancora?» Si trasse indietro e allora venne lei. Piccola sembrava, più piccola che al loro primo incontro, e leggera e triste nella bianca veste di sposa. Gli altri, tutti, sono per lei solo la via che percorre e viene, tra poco sarà nelle sue braccia, dolorosamente spalancate. Admeto attende, lei prende a parlare, ma non a lui, lei parla al Dio che la comprende, e tutti, sembra, la comprendono nel Dio. Nessuno può riscattarlo. Io soltanto. Io sono il suo riscatto. Perché nessuno come me ha raggiunto il suo limite. Di quello che ero qui, che cosa mi resta? Solo la morte. Non te l'ha detto colei che ti ha mandato che quel letto, il letto che ci attende là dentro, appartiene al regno dei morti? Io ho fatto i miei addii, tutti i miei addii. Nessun morente ne ha fatti più di me, che me ne vado perché tutto ciò che fu mio sia sepolto sotto il mio sposo e così smanisca e si dispetta. Prendimi con te, io muoio al posto suo. Simile al vento che si leva in alto mare, il Dio fu vicino a lei, come a una morta. E subito lontano dallo sposo, al quale, con un gesto breve, egli donava tutte le 100 vite della terra. Dietro a loro, con malfermo passo, Admeto si lanciò, le mani tese ad afferrarli come in sogno. Ma loro erano già presso la porta, dove le donne si affollavano piangendo. Una volta ancora egli vide la fanciulla, il viso rivolto indietro, il suo sorriso chiaro come una speranza, splendente come una promessa di ritornare a lui dalla profonda morte, tornare adulta a lui, rimasto in vita. Cadde in ginocchio, Admeto, e si coprì il volto con le mani per non vedere più che quel sorriso. Ecco, questa immagine di Alcesti che nel giorno delle sue nozze, per amore del marito, invece decide di andare in sposa ad Ade e quindi di morire, di abbandonare la sua vita e la promessa del suo matrimonio per questo nuovo matrimonio, ci introduce in realtà quello che è più propriamente il tema di questa breve lezione, che in realtà è incentrata sul tema del lamento funebre. Il lamento funebre nella società greca antica, ma in realtà un po' in tutte le società mediterranee, è una cosa tipicamente femminile.
quando muore qualcuno in occasione dei funerali sono soprattutto le donne, sia i membri della famiglia oppure anche diciamo delle professioniste del lamento, che intonano il lamento funebre. Noi ne abbiamo alcune testimonianze nel mondo antico, insomma alcune testimonianze di alcuni autori antichi che adesso andremo anche a vedere, ma il nostro primo e più grande esempio è forse costituito dai lamenti che le donne, le protagoniste dell'Iliade intonano, in particolare le donne troiane intonano nell'Iliade sul cadavere di Ettore. Quando Ettore muore, le donne della sua famiglia in due occasioni, prima proprio al momento della sua uccisione da parte di Achille e poi in occasione del funerale vero e proprio, intonano un lamento in suo onore e per compiangerlo. Andromaca, Ecuba, Elena, che era la cognata. E vediamo come questi lamenti, diciamo, abbiano in genere una struttura spesso ricorrente che era sicuramente ricalcata su quella del lamento funebre che effettivamente si eseguiva in occasione dei matrimoni. Alcune tematiche ricorrenti sono naturalmente l'apostrofe al defunto, al morto, con anche tutta una serie di appellativi che gli erano propri, l'elogio, ovviamente l'elogio del defunto, il ricordo delle sue imprese, una forma anche di consolazione per i vivi che rimangono. E poi un elemento, diciamo, anche caratteristico di questi lamenti femminili è anche il dare voce da parte di queste donne a una forma anche di insoddisfazione personale, di autocommiserazione, dove il destino, ovviamente terribile, del defunto viene messo a confronto col destino altrettanto triste delle donne che rimangono in vita. Questo perché ovviamente la condizione della donna nel mondo antico era, come noto, insomma, soprattutto nel mondo greco, una condizione subordinata rispetto a quella dei membri maschili della famiglia, il padre, i fratelli, il marito. E quindi venuti meno questi, la posizione della donna, diciamo, si trovava in una condizione di precarietà, di instabilità. E quindi il momento del lamento funebre è anche un momento in cui le donne possono dar voce, diciamo, alla propria insoddisfazione, alla propria debolezza e soprattutto alla crisi, diciamo, che è la morte appunto di un marito, di un padre, di un fratello provoca nelle loro esistenze. E questo lo vediamo soprattutto nell'Iliade, nella figura di Andromaca. Andromaca è la moglie di Ettore, piange il marito sinceramente, lo amava moltissimo, insomma ci sono scene di affetto che mostrano quanto il legame tra questi due giovani sposi fosse saldo, quindi ovviamente è addolorata e sconvolta per il dolore che la perdita del marito provoca in lei, ma è anche altrettanto, diciamo, addolorata, spaventata per il destino che aspetta lei stessa e anche il loro piccolo figlioletto Astianatte. Quindi il lamento per Ettore diventa un lamento anche sopra se stessa, sul proprio destino. Da questo punto di vista, il titolo, diciamo, di un volume abbastanza recente dedicato proprio al lamento femminile è quello di Dangerous Voices, voci pericolose, perché la voce femminile è così, diciamo, che in questi contesti funebri aveva uno spazio come mai altre volte aveva nella società greca, dove le donne avevano effettivamente poco spazio per esprimere la propria opinione, ecco, queste voci potevano a un certo punto diventare pericolose per il grado quasi appunto di non controllo a cui erano soggette. Ed è un motivo per cui, forse una delle ragioni per cui a un certo punto, a partire dal VI secolo avanti Cristo, diverse città greche, tra cui principalmente Atene, cercarono di ridimensionare, di arginare, diciamo, queste forme di lamento femminile che potevano avere degli aspetti anche dissacranti, pericolosi all'interno della società. Comunque andiamo a vedere proprio adesso l'esempio di Andromaca che, diciamo, esprime nel corso del poema diversi lamenti in diverse occasioni in cui il destino triste di Ettore è paragonato al suo e a quello del figlio. Ma andiamo a vedere in particolare questo nell'ultimo canto dell'Iliade, quando Ettore ormai è morto, quindi in occasione del grandioso funerale che viene organizzato a Troia
per celebrarlo, e vediamo appunto Andromaca che intona questo lamento in cui, accanto all'elogio di Ettore, naturalmente al dolore per la sua dipartita, si affianca anche il dolore, la preoccupazione per il proprio destino e soprattutto quello del piccolo Astianatte, il loro figlioletto. E vedremo come anche questo lamento termini addirittura proprio con un rimprovero nei confronti di Ettore, che quasi sembra una nota stonata sotto certi aspetti, in questo clima di affetto e di dolore che normalmente caratterizza il loro rapporto. Comunque adesso lasciamo le parole al nostro attore e poi diremo ancora qualche parola su questo. Oh sposo, troppo giovane lasci la vita e me vedova nella tua casa abbandoni. Non parla ancora il bambino che generammo tu e io, disgraziati, e non penso che verrà a giovinezza. Prima la città intera sarà distrutta, che tu sei morto, il suo difensore. Tu che la proteggevi, le spose salvavi e i piccoli figli. Esse presto andranno via sulle concami navi, e io con loro. Tu, bimbo, tu seguirai me, là dove indegne fatiche dovrai sopportare, penando sotto un duro padrone. Oppure un Acheo ti scaglierà sollevandoti giù dalle mura. Orribile fine. Irato perché, forse, Ettore gli uccise un fratello, o il padre, o un figlio. Moltissimi Achei, sotto la forza d'Ettore, morsero la terra infinita. Non era dolce, no, il padre tuo, nella carneficina paurosa. Per questo lo piange il popolo per la città. Ah, maledetto! Pianto e singhiozzo ai genitori hai lasciato, Ettore, ma soprattutto a me restano pene amare. Tu non m'hai tesa la mano dal letto morendo, non m'hai detto saggia parola che sempre potessi avere presente giorno e notte tra il pianto. Ecco, quindi avete visto, qua Andromaca naturalmente piange Ettore, lo elogia per la sua forza, lui lo strenuo difensore della città, però consapevolmente anche sa che il suo destino, il destino che adesso l'aspetta, è il destino più terribile, ancora più terribile di quello che è toccato a Ettore. È ovvio che ormai tutti sanno che una volta morto Ettore anche Troia è destinata a cadere, e quindi quello che il destino che aspetta chi è dentro Troia è un destino assai triste. In particolare il destino delle donne è il peggiore, il destino delle donne sarà quello di andare schiave, non potranno neanche avere la gloria che la morte, diciamo, in battaglia assicura agli uomini, ai mariti. Le donne verranno tratte schiave nelle case dei greci e con loro anche i figli piccoli. Andromaca è ben consapevole di questo. E qua addirittura così presenta quello che sarà il destino suo e del figlio: andare sopra le navi dei greci, schiavi, o ancora peggio, nel caso del figlio, si aspetta che qualcuno dei greci possa ucciderlo. Questo è quello che purtroppo effettivamente accadrà al piccolo Astianatte, quello che ci racconta Euripide nelle Troiane. Astianatte verrà buttato giù dalle mura di Troia perché si teme che in futuro possa provare, una volta cresciuto, possa diventare altrettanto forte come il padre e soprattutto però possa provare il desiderio di vendicarlo. E qui Andromaca è ben certa di questa cosa, ha capito che la grandezza di Ettore, il fatto di essere stato un guerriero così forte, così tremendo anche nei confronti dei suoi nemici, di averne uccisi così tanti, questa cosa potrà segnare il destino di Astianatte. Quindi fa quasi una colpa a Ettore per il fatto di essere stato così forte, di aver seminato strage tra i suoi nemici, perché certamente questi vorranno provare il desiderio di vendicarsi e quindi in qualche modo far ricadere, diciamo, su Astianatte la colpe commesse da Ettore nel momento in cui ha compiuto tanti stragi. E quindi vediamo qua, in questo senso, queste dangerous voices, queste voci pericolose, una figura come Andromaca che
addirittura mette in discussione con queste sue parole l'eroismo di Ettore, perché Ettore sì è elogiato per essere stato il grande difensore di Troia, però è anche quello che in qualche modo condannerà a morte suo figlio, perché i greci, per vendicare le uccisioni che Ettore ha compiuto, si vendicheranno appunto proprio sul piccolo e innocente Astianatte. E quindi queste voci, diciamo, incontrollate, naturalmente lo vediamo nel caso di Andromaca, ma lo vediamo anche altrove, in altri esempi. Ad esempio in Sofocle, nell'Antigone, anche in questo caso il mito è noto, Antigone che... dopo che si è conclusa la guerra fratricida tra i fratelli Eteocle e Polinice, che si sono uccisi a vicenda, l'uno difendendo la città, l'altro assediandola, Polinice, il nemico, è morto sul campo di battaglia, fuori dalle mura, mentre tentava di portare l'assedio alla città di Tebe, e il re di Tebe, Creonte, ha proibito che i nemici, tra cui Polinice stesso, venissero seppelliti. Per Antigone questa cosa è inconcepibile, Polinice è suo fratello, quindi lei sente il dovere, sente di dover obbedire a quelle che sono delle leggi naturali, leggi divine, leggi innate, di dover recare degli onori funebri al fratello. Quindi a tutti i costi viola quelle che sono le leggi della città, consapevolmente infrange l'editto imposto da Creonte che impediva di recare onori funebri a questo guerriero e si fa sorprendere mentre tenta di seppellirlo. Consapevole, va incontro alla morte, quindi la pena prevista per chi avesse osato infrangere la legge era proprio la morte, quindi Antigone, consapevole, va incontro alla morte, ma dopo che Creonte ha emesso per lei, diciamo, il verdetto, l'editto di morte, Antigone si lascia andare a un lamento anche in questo caso su se stessa, sul proprio destino. La morte prevista per Antigone peraltro era una morte particolarmente atroce, perché Creonte l'aveva condannata a essere rinchiusa in una caverna chiusa da cui non poteva uscire, dove sarebbe morta sostanzialmente di stenti, quindi viene sepolta viva, si può dire, ecco, quindi la sua è una morte, diciamo, inconsueta, perché appunto viene sepolta viva in quella che sarà poi in quella che diventerà la sua tomba. E qua, in questo, siamo nel quarto episodio, quindi siamo verso il finale della tragedia, mentre si avvia verso questa grotta, intona questo lamento in cui esprime da un lato, diciamo, proprio il proprio dolore per il proprio destino, ma lancia anche una forte accusa, una forte critica contro chi la sta condannando a questa morte ingiusta, che lei ritiene profondamente ingiusta, perché la sua unica colpa, dal suo punto di vista, è stata quella di obbedire a delle leggi divine, quindi delle leggi addirittura superiori rispetto a quelle degli uomini, leggi divine che appunto le imponevano di rispettare, di dare i debiti onori al fratello. E adesso andiamo, quindi vediamo come in questo passo Antigone cerchi addirittura di rivolgersi al coro, il coro dei cittadini tebani, in qualche modo per sensibilizzarli su questo tema, quindi vediamo quasi il suo tentativo di, non dico suscitare una ribellione nei confronti di Creonte, però se non altro di sensibilizzarli su questa profonda ingiustizia che lei sta subendo. Quindi una forte carica, diciamo, eversiva, pericolosa anche dal punto di vista sociale, perché Antigone sfrutta qui il lamento per cercare di sollevare gli animi contro Creonte. Questo naturalmente non avviene, perché in realtà il coro solidarizza col sovrano della città, Antigone rimane isolata, però la sua è comunque una voce pericolosa. E poi peraltro vediamo affacciarsi in questo lamento di Antigone anche un motivo che adesso poi andiamo a indagare, che è questa, la sovrapposizione tra questa morte a cui lei va incontro e le nozze, il suo matrimonio. Antigone infatti era promessa sposa, a breve avrebbe dovuto sposarsi niente meno che col figlio di Creonte, ma naturalmente questa sua morte
interrompe questo progetto di matrimonio. Antigone muore da vergine, quindi muore prima delle sue nozze, e questa cosa lei la rimprovera Creonte. Creonte peraltro era suo zio, Antigone figlia di Edipo, che nel frattempo è morto, non c'è più, quindi è lo zio che in qualche modo era responsabile per lei, ed è lo zio in una situazione in cui c'è una fanciulla, diciamo, orfana, a dover provvedere al suo futuro, al suo matrimonio, al suo avvenire. Ecco, in questo caso quindi non soltanto Creonte la condanna a morte, ma la priva anche di quello che sarebbe stato il giusto compimento della sua vita, le nozze che lui stesso avrebbe dovuto, diciamo, organizzare e preparare. Quindi qua appunto lei sostanzialmente, diciamo, dà l'addio alla vita, dà l'addio alle nozze che le erano state promesse e va incontro a delle nuove nozze, le nozze appunto con Ade. Questa tomba, questa caverna che appunto diventerà la sua tomba, lei la chiama Talamo, il Talamo che tutti addormenta, quindi con questa sovrapposizione tra il letto nuziale e la tomba. E poi dice: ma Ade che tutti addormenta, viva, mi conduce alla riva di Acheronte senza che io abbia sorte di Menei. Gli Menei sono i canti nuziali, quindi io non li vedrò questi canti nuziali perché vado a morte prima. Senza che mai alle mie nozze risuoni quest'inno, ma ad Acheronte andrò sposa. Quindi vedete questo motivo appunto dell'andare sposa al dio degli inferi, nell'aldilà. E poi appunto questo motivo dell'ingiustizia di cui si sente proprio profondamente appunto offesa. E però questo motivo, diciamo, di questa sovrapposizione tra il momento funebre e il momento nuziale, lo vediamo anche dall'altro risvolto della medaglia, ossia proprio invece in quei canti nuziali che Antigone ha evocato, quegli Imenei. Infatti era usuale, diciamo, che quando una ragazza andava sposa si cantassero in suo onore dei canti corali, in genere da parte di un coro di fanciulle, i cosiddetti Imenei o Epitalami, canti appunto di carattere nuziale che dovevano essere di buon augurio, di portare fortuna agli sposi nel momento delle nozze. Ne abbiamo alcuni esempi composti da Saffo. Saffo era una poetessa, donna ovviamente, come ben noto, a cui spesso i suoi concittadini commissionavano proprio dietro pagamento, quindi Saffo era una poetessa professionista, a cui commissionavano questi epitalami, quindi carmi nuziali che si eseguivano in onore delle nozze. Ecco, vediamo in alcuni di questi proprio come anche nei canti nuziali si sovrappongono in qualche modo dei temi che abbiamo visto nei lamenti funebri. In particolare uno, il primo che adesso andiamo a vedere, in cui Saffo immagina che ci sia un dialogo, diciamo, tra una giovane sposa e la verginità, la sua verginità, in cui questa giovane sposa sostanzialmente dà l'addio, quindi un carme dell'abbandono, in cui la sposa lamenta la dipartita, diciamo, della sua verginità, che adesso a breve dovrà lasciarla. Brevissimo, proprio due versi, questo simpatico dialogo appunto di questa sposa che dice alla verginità la saluto, e qua vediamo in greco questo tema dell'abbandono, il verbo lasciare, leipo, che ritroviamo anche nell'altro testo appunto che abbiamo già cominciato a leggere. È anche in questo caso un carme di addio in cui Saffo saluta una ragazza che va sposa, e forse anche questo gli studiosi ritengono poteva essere un carme nuziale che le sue amiche, le altre ragazze, avevano intonato in occasione del matrimonio di questa ragazza, in cui Saffo e le amiche salutano questa ragazza che adesso va sposa, quindi è pronta per iniziare una nuova vita di moglie, e si ricordano, diciamo, dei momenti belli trascorsi insieme, dei momenti gioiosi che hanno caratterizzato così questa vita d'infanzia che Saffo e queste altre ragazze hanno passato. E questo momento di passaggio vediamo che è appunto è celebrato da un lato come un momento così gioioso, il momento delle nozze, ma allo stesso tempo c'è questo tema del dolore, dell'abbandono, e vediamo alcuni dei motivi che abbiamo già visto nei lamenti funebri. Davvero vorrei essere morta. Lei mi lasciava piangendo.
Mi diceva molte cose, anche questo. Oimè, che cose terribili dobbiamo patire, o Saffo, davvero a malincuore ti lascio. E io le rispondevo così: va, stai bene e ricordati di me. Infatti lo sai che ti avevamo a cuore. Se no, voglio ricordarti i bei momenti trascorsi insieme, con molte corone di viole e di rose, vicino a me ti cingevi, e con molte ghirlande di fiori intrecciate intorno al tenero collo, e con unguento prezioso ti cospargevi, e come una regina sui soffici letti, tenera, appagavi il desiderio, e non c'era nessuno, e nessun tempio, né da cui non fossimo assenti, non un bosco. Ecco qui questo ricordo dei bei momenti trascorsi insieme in passato si accompagna appunto all'esortazione, all'inizio, al primo il verso proprio desolato, davvero vorrei essere morta. Quindi Saffo e le ragazze che probabilmente intonavano questo Carme si augurano di essere morte per il dolore che diciamo la dipartita di questa ragazza provoca in loro. Ecco, questa è un'espressione tipica dei lamenti, il vivo che si augura anche lui di poter morire insieme al defunto per poter andare insieme incontro allo stesso destino. Anche qua il tema dell'abbandono, il verbo leipo in greco, il motivo del lasciare, quindi che abbiamo già visto nei lamenti e che quindi ritorna. Quindi vediamo come appunto nozze, diciamo, e quindi canti di nozze e canti funebri in qualche modo si sovrappongano spesso. Noi purtroppo questi sono tanti esempi di poesia popolare di cui noi non abbiamo tantissime attestazioni, ne abbiamo alcuni esempi letterari nel caso di Saffo, ma diciamo il canto nuziale sono quei classici esempi di poesia popolare che nella maggior parte dei casi sono andati perduti. Eppure ne abbiamo un altro, anche in questo caso il confine tra lamento e canto nuziale è sottile, è un Carme di Erinna, una poetessa quasi di epoca ellenistica del IV secolo avanti Cristo. Questo è un lamento in esametri, anche in questo caso quindi una poetessa donna che lamenta la morte di una sua giovane amica, Baucide che è morta poco dopo le nozze. Anche in questo caso una fanciulla che appena dopo sposata doveva avere circa 19 anni, secondo quello che ci dicono le attestazioni, è morta. E l'amica Erinna, la poetessa, la piange, ricordano i bei momenti trascorsi insieme, un po' come nel Carme di Saffo che abbiamo visto prima, si ricordano soprattutto i giochi, avevano condiviso l'infanzia, quindi si ricordano alcuni giochi che avevano che erano solite fare insieme. C'è sempre questa apostrofe, misera, Baucide, che ricorre come consueto nei lamenti funebri. E si ricordano appunto anche i giochi che facevano con le bambole che venivano allineate tutte una vicino all'alba, una vicino all'altra, come spose nei talami. Quindi questo motivo nuziale, un ricordo che anche nei giochi dell'infanzia c'era già questa tematica nuziale presente. E poi soprattutto appunto si ricorda il suo momento delle nozze che sono avvenute da così poco e quindi da poco si è sposata e però Baucide purtroppo ha avuto il destino di andare incontro due volte alla morte, una volta la morte diciamo rituale simboleggiata dal matrimonio, la morte quel che è la morte dell'infanzia e il passaggio a una nuova vita, e poi invece la morte vera e propria che l'ha portata alle nozze col Signore degli Inferi nell'aldilà. E questo vediamo come appunto questa così sovrapposizione tra momento emotivo funebre e canto nuziale che caratterizza una parte diciamo della produzione poetica antica sia viva anche ai giorni nostri nella Grecia contemporanea. Ci sono alcuni studi che appunto hanno ormai catalogato e raccolto quelli che sono i lamenti funebri vivi ancora oggi o comunque diciamo nel Novecento, forse oggi ancora meno, però insomma ancora per tutto il Novecento lamenti funebri che venivano cantati nelle zone più rurali della Grecia, soprattutto continentale, più legata alle tradizioni, alcuni anche nell'isola di Creta. E tanti di questi lamenti funebri in realtà coincidono in molte occasioni
con i canti nuziali. Proprio lo stesso canto poteva essere eseguito sia ai matrimoni sia ai funerali. Poteva cambiare l'intonazione, la melodia, con alcuni piccoli ritocchi, diciamo, formali nel testo, ma il canto era sostanzialmente lo stesso. Adesso andremo a vederne alcuni esempi. Il primo che andiamo a vedere in realtà è un lamento funebre, anche questo proveniente da Creta, e in questo caso è dalla Tessaglia, questa, dal villaggio di Potami, che era un villaggio appunto dove era particolarmente viva questa tradizione di lamenti funebri, e qua vediamo il defunto che esorta gli amici a non dire in giro che lui è morto, ma di dire piuttosto che si è sposato. Dite loro che mi sono sposato e ho trovato una buona moglie. Mi sono preso la lapide come suocera e la terra nera come moglie e i sassolini come cognati e cognate. Ecco, quindi qua addirittura, appunto, come dicevo, appunto è il defunto che appunto esorta gli altri, diciamo anche come forma di consolazione, a dire non pensate che io sia morto, in realtà mi sono sposato, quindi sono andato incontro a nuove nozze. E adesso vediamo invece altri due esempi, e due esempi invece questi sì provenienti da Creta. Uno è un lamento funebre, l'altro è un canto nuziale. E vediamo come appunto siano sostanzialmente analoghi. Andiamo a vedere quali piccole differenze ci sono tra l'uno e l'altro. Oggi il cielo è nero e il giorno tenebroso. Oggi l'aquila e la colomba volano via. Oggi i figli danno l'addio al padre. Colonne di casa, addio. Dite a mia moglie che non tornerò stasera. Colonne di casa, buonanotte. Dite a mio padre che non tornerò stasera. Ecco, questo ovviamente è il morto che parla in questo lamento funebre, ma adesso invece vediamo invece un canto nuziale in cui una madre dall'addio saluta una figlia che sta andando sposa. Oggi il cielo è nero, oggi il giorno è nero, oggi la madre dà l'addio alla figlia. I sette cieli hanno aperto i 12 Vangeli e mi hanno strappato la mia bambina dalle braccia. Te ne vai, figlia mia, e io non riderò più. Non mi laverò più il sabato e non mi vestirò più a festa. Ecco, il momento in cui la ragazza va sposa è un momento di dolore per la madre, un momento di dolore per la ragazza che appunto abbandona la vita che ha trascorso finora sostanzialmente nella casa materna, in simbiosi quasi con la madre, e le darà l'addio per andare in una nuova casa dove l'attende tutt'altro destino. E qui vediamo appunto in un altro lamento questa giovane donna che quando arriva il prete dice... Trascinami via anche se piango, che male c'è se piango? Trascinami via anche se piango ancora. Ce n'è un altro invece, sempre un canto nuziale, in cui si immagina un dialogo tra una madre e una figlia. La prima a parlare è la figlia che va in sposa, che dice... Avevo una pianticella di bianco cotone in giardino. La curavo, la bagnavo ed era tutta mia. Ma poi venne uno straniero, sì, uno straniero, e me la portò via. Nascondimi, mamma, così lo straniero non mi porta via. Come faccio a nasconderti, tesoro mio? Adesso sei sua. Metti i suoi abiti, metti i suoi anelli. Adesso appartieni a lui. Lo straniero ti porterà. Ecco, ovviamente appunto il matrimonio poi una volta concordato era ineluttabile, quindi sia madre sia figlia dovevano rassegnarsi, diciamo, al nuovo destino della ragazza. E adesso andiamo a vedere, concludendo, un paio di lamenti, vi dicevo, in cui proprio lo stesso canto poteva essere intonato sia ai funerali sia ai matrimoni, con minimi ritocchi. Vediamo il primo è un canto funebre, si riferisce alla partenza del corpo del morto, diciamo, dalla sua casa, quindi quando il corpo viene trasportato dalla casa per essere portato al cimitero e sepolto.
Nikos, stai qui, solo per stanotte. Parti domani mattina. Tra poco avverrà la separazione. Lascerò mia moglie, lascerò Dimitris, lascerò i miei nipoti. Ecco, questo lamento era intonato sempre, era un canto tradizionale, sempre in questa città di Potamia, vi dicevo, questo paese di Potamia in Tessaglia. Ecco, questo stesso canto è attestato anche in occasione del matrimonio. Le modifiche che si facevano erano minime, veniva intonato anche in questo caso quando, nel momento in cui lo sposo si recava a casa della futura sposa per portarla in chiesa e per sposarla. E in questo caso, allora, quindi nel primo verso, dove c'è il nome del defunto, in quel caso al posto di Nikos si metteva il nome della ragazza, quindi non so, Maria, stai qui solo per stanotte, parti domani mattina, tra poco avverrà la separazione. E a questo punto, poi invece, dove prima si diceva lascerò mia moglie, quindi a questo punto si sostituiva con i nomi dei genitori, si immagina la ragazza che dice lascerò mia madre, lascerò mio padre, lascerò i miei fratelli. Quindi si vede proprio come lo stesso canto, con minimi ritocchi, poteva essere intonato a entrambe le occasioni. E adesso vediamo l'ultimo esempio che vi presento. In questo caso anche proprio lo stesso canto può essere riferito, parla di un viaggio che viene compiuto e può essere riferito sia al morto che non riesce più a tornare indietro, oppure al giovane, in questo caso lo sposo, quando lascia la casa paterna per andare a sposarsi e non può più tornare indietro. Un giovane bello e coraggioso pascolava il suo nero cavallo lassù sui monti, alle sorgenti. Il mio cavallo mangia erba fresca e beve acqua gelida di sorgente. Domani a mezzogiorno, un lungo viaggio mi attende, un grande fiume attraverserò. Come farò a passare al di là del fiume? Tutti sono passati al di là del fiume, solo il giovane non riuscì a superarlo. È tornato indietro, indietro nella terra straniera. Ecco, così come il defunto non può tornare indietro una volta che ha compiuto il suo viaggio, è arrivato nell'aldilà, allo stesso modo anche lo sposo, una volta che ha abbandonato la casa di suo padre per andare incontro a questa nuova vita, non può tornare indietro. Quindi, insomma, io con questo concludo, spero di avervi mostrato come questi due elementi della morte e dell'amore e delle nozze siano compresenti, diciamo, nella cultura greca antica, soprattutto in questi canti popolari, che sono sia i lamenti per i funerali, sia i canti nuziali in onore dei matrimoni, canti che, guarda caso, in entrambi i casi erano intonati generalmente da donne. Costituivano, diciamo, quasi le uniche occasioni in cui le donne potevano dare libero sfogo alla propria voce, alla propria insoddisfazione, al proprio dolore, in due momenti cruciali, due momenti di passaggio, come il momento della morte, il momento della morte dei loro cari, che quindi le lasciava in una condizione sostanzialmente esposta, fragile, priva, diciamo, di punti di riferimento, e il momento delle nozze, che anche in questo caso segnava il momento dell'abbandono, l'abbandono della casa materna, dove avevano trascorso la loro vita gioiosamente fino a quel momento, e con un passaggio verso una nuova vita che in alcuni casi veniva vista, diciamo, con la preoccupazione che ci si poteva aspettare come in un momento, diciamo così, cruciale e fatale. Vi ringrazio per l'attenzione, io concludo qua e vi ringrazio ancora una volta per questo invito, veramente gradito.